Esatto, fanno questo lavoro qua perché non sono abituati ad andare centrali. Nonna, partire già incrociando. Ok. Movimenti separati, jab in avanti, esco e metto il destro. Ok. Quindi tu mi devi spiegare perché dovresti avere più fiato facendo questo. Perché le ripetute sono queste, pure io le faccio così. Tu i colpi li tiri così. No! Esci col piede, eh? Stai già pensando al montante. Avanza sull'1-2. Si nota così tanto? Sì, stai fermo, l'1-2 è così. Potresti non tirarlo, già stai facendo questo. Qualche settimana fa, ragazzi, ho fatto uscire un video nel quale vi spiegavo più o meno le basi su come tenere il padwork. Lo so che adesso non mi state ascoltando perché siete attenti a guardare questo occhialino tattico, però non è quella la parte importante. La parte importante è tante critiche sotto quel video. No, però sai, sta roba qua secondo me non funziona. Oggi sono venuto da... non c'è neanche voglia di alzarsi da per terra. Da Dario Morelli, ragazzi. Che tanto se avete visto... è pazzo, non so... facciamo i video tutti lo stesso giorno. Allora, quindi il trip del giorno. Sono venuto da te perché sono curioso. Mi ricordo quando ho fatto uscire il video sul padwork, ho pensato un po' al tipo di allenamento che fai fare tu, che mi dicevi che è uno stile un po' particolare, è una cosa un po' tua. Partiamo dal presupposto che mi sono inventato, tra virgolette, questa tecnica, che non è che mi sono inventato, semplicemente ho adattato all'esigenza. Ovvero, chi mi faceva fare i pad, chi ha iniziato a farmi fare i pad è Giorgione, che vedete spesso nei miei video. Okay. Quell'energumeno di 2 metri tatuato, grosso, enorme, però è parte fondamentale della mia preparazione. Se manca Giorgione io non so che fate. E quindi paradossalmente gli ho insegnato io. Lui era un mio cliente, gli facevo i pad perché lui faceva Thai. Thai. Fa ancora Thai. E gli guardavo io la tecnica buddista. I suoi avversari non fanno più Thai. Però. Non fanno, no, no, i suoi avversari non sono più avversari. Hanno smesso. Sono amici di bevuta. Quindi praticamente paradossalmente ho instaurato sto fatto che gli chiamassi io le combinazioni volta per volta. Ok. Infatti se nei video non musicali, se voi fate a caso, io dico jab, lui mette il jab. Ok. 1-2, cioè praticamente io mi chiamo ed eseguo. Chiaro, ok. Cosa che invece in teoria fanno gli altri. Si fa il coach. È normale che questa cosa non puoi pretenderla in atleti non evoluti. Io sono arrivato a Giorgione che ero già un professionista con un'esperienza e già facevo il coach per altri. Quindi l'ho potuto adattare. Il mio modo di fare i pad è che io ti chiamo i pad, uno creando un avversario ipotetico o specifico se lo conosciamo, e ti chiamo le combinazioni come se stessimo facendo sparring. Okay. Cioè io ti chiamo le combinazioni che secondo me dovresti fare in quella posizione. Okay. Dopo quel colpo. Quindi è molto più interattiva. Okay. È meno cadenziata, cioè vai effettivamente, fai uno sparring, e infatti i ritmi, i cambi di ritmi all'interno delle figure che faccio fare io sono così, sono diverse, sono simili a quelle di un combattimento. Questa roba molto interessante. Però prima di andare a vedere comunque il tuo padwork dinamico, comunque... Bravo, padwork, padwork dinamico. Lo brevetto. Ci sta veramente, sei creativissimo. Io direi di andare, voglio un video, cioè voglio che in questo video ci sia un confronto fra me e te, no? Con le cose che ho detto nel video precedente. Ho spiegato delle basi, cioè abbiamo un paio di pao? Nel video vecchio io ho spiegato determinate cose che secondo me per me sono la base e secondo me... è logica come cosa. Tanti sbagliano, vedo tanti maestri che fanno questo lavoro qua, no? Ok. A tenere il pao così, dimmi te se dico cazzate, abitui comunque il gesto tecnico di quando tiri jab e cross, abitui il movimento ad andare sempre in una direzione e mai a scaricare su un punto fisso. Questo a lungo andare cosa comporta? Comporta che se io ti faccio il test, e cosa che è già capitato, ho provato a tenere questo pao in questa maniera a certe persone, ti tengo il pao, ti dico tira 1-2 così. Molti non sono abituati a scaricare, sì, il colpo qua e vanno oltre. Facciamo vedere com'è quello che intendo. Esatto, fanno questo lavoro qua perché non sono abituati ad andare centrali. Facendo questo, purtroppo, è una roba... Va. Esattamente, anche perché vedo tantissimi coach che fanno questo lavoro qua. Ad esempio, tirami l'1-2. Sì, sì. Questa roba qua, 1-2.
cazzo, non prendi le distanze, non prendi quella roba lì. È un lavoro che non ha assolutamente senso, sfalsa completamente le distanze e soprattutto le traiettorie. Quindi, ho detto cazzate in quel no, video? No, non okay. Assolutamente. Quella roba là ci sta, quindi la diamo per vera. L'ha appena confermato anche Dario Morello. Prendete appunti perché sono cose importanti e ne va del vostro gesto tecnico. Dati alla mano, vedi poi gente che fa questi lavori qua, che si abitua a colpire da una parte e dall'altra, come se combattesse una rissa o con uno che c'ha due teste. Solitamente te quante riprese di padwork ti fai? Ma io in media tengo sempre una decina di round. Io faccio tanto padwork con... perché di base è la parte principale del mio allenamento pugilistico, sì, soprattutto lontano dai combattimenti. Il sacco tendo ad evitare di farlo per il semplice motivo, difficilmente faccio le ripetute, okay, che reputo quelle là a cui siamo abituati a fare, almeno su di me. Cioè, a parte che sono noiose, non penso che abbiano particolare senso. Cerco di fare lavoro fisico, sì, perché comunque il ritmo è alto, facendole, come ti stavo dicendo, padwork dinamico, quindi chiamando io le combinazioni al mio, yes, padman, okay, lo imposto comunque con un occhio rivolto alla realtà e non alla combinazione da 25 colpi che non farai mai. Okay. Io capita spesso che nei pad faccia combinazioni che sto preparando per, che poi proverò nello sparring. Ogni tanto metto dei TikTok, dei video in cui vedi che mesi e mesi ho provato quella combo, poi ho fatto il KO o il colpo risolutivo in combattimento, okay, con quella combinazione. Il video non è postumo al KO, okay, il video è prima, perché io veramente un po' alleno quello che si allenava a fare, lui lo prevedeva, io mi ci alleno perché lo creo veramente, sì, cioè io lavoro per riportare e poi riporto veramente sul ring quello che secondo te un buon lavoro al padwork quante combinazioni massime deve avere di colpi? Allora c'è da dividere secondo me le situazioni, ovvero ti stai allenando per qualcuno, tu sei vincolato alle combinazioni. Ok, non parliamo di professionisti in questo caso, ma di dilettanti. Perfetto, ma di dilettanti si può fare lo stesso discorso, perché il mancino, se tu devi combattere con un mancino, perché il tuo padman, dato che è destro, si mette in guardia normale? Già hai sbagliato tutto, perché tu non hai il mio piede da mancino davanti che ti crea una distanza, okay, e tu col mancino non ci sai combattere e non ti stai allenando per il mancino. Che però sai che... molte volte questa roba nei dilettanti non sai l'avversario che cazzo c'è. Certo, certo, però può capitare, no? La cosa per me era una domanda più generica su secondo te quanti colpi dovresti lavorare, cioè secondo te dopo che numero di colpi diventa inutile il lavoro di pad. E anche lì dipende. Cioè se mi fai per me, io ho sempre avuto questa concezione qua, se mi fai il numero telefonico 338 331 224 116, cazzo, dopo un po' dici. Non ha senso, però ti dico, dipende anche lì dal pugile. Cioè, se io sto facendo fare le figure a un peso massimo. Ma quando li usi 10 colpi? Mai. Quando cazzo li usi 10 mai, colpi? Mai, ma probabile che se tu fai... Ma neanche un 70 kg. No, no, 10 colpi no, 10 non colpi. Ha senso, non ha senso, a meno che tu non fai quella pad session perché? Perché lo vuoi far sudare? Di drill, non parliamo di drill, eh? No, no, stiamo parlando di combo, pad. Combo. Sì, 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 combo. Sì. Dipende per cosa lo stai orientando. Lo devi far sudare? E allora ti diverti, c'hai la moto in palestra. Ok, vediamo se davvero ti ricordi a farle tutte. Grande, oh grande. Ti ha dato 30 euro, gli hai fatto il personal. Lui si è divertito, è felice, ma non gli hai insegnato. Vado a combattere tu. Bravo, no, esatto. Se stai parlando di uno che deve combattere, lo devi far combattere. Sì. Il bello del pad allora, tra pad e sacco, l'unica differenza è che il padman si muove come un avversario, ti mette le mani come un avversario, e ti può anche mette le gambe come un avversario e ti può anche colpire. Sì. Se devo fare solo fiato, lo metto al sacco e dico tira. Sì. Perché per giustificare magari 30 euro di personal. Sì, ma sì, dipende, perché ti dico, anch'io faccio le combinazioni da 30 colpi. A Gigino, avvocato, che non ha nessuna voglia di combattere né di fare sparring. E allora gli devi creare quella challenge in allenamento. Che cazzo può essere la challenge per lui? Chiaro. Aumentare il numero di colpi, vedere se si ricorda, vedere se si coordina. Tu devi combattere? Dobbiamo combattere contro una persona o imparare a combattere? Devi combattere. Chiaro. E quando combatti non metti 10 colpi in una cosa. Essere reale come cosa. Reale. Vai, facciamo un esempio. Ok. Questo è un minuto con me. Uno, due. Uno, esco destro. Quello di più. Non partire già incrociando. Ok. Movimenti separati. Jab in avanti, esco e metto il destro. Ok. Ancora. Buono. E chiudo gancio. E chiudo diretto.
Ok. Monta. Avanzo, passo indietro e monta sinistro. Vado un po' più rapido. Metti la combinazione bene. Vedi, qui stiamo combattendo, le distanze sono reali. Quindi avanzi mettendo il montante destro. Passo indietro, punto e metto il montante sinistro. Ok. I movimenti ci sta anche a farli lenti, ma non mangiarteli. Perché prima li fissi e poi li velocizzi. È normale che sono movimenti nuovi per te, quindi adesso non hai quell'automatismo. Ok. Falli lenti. Non mangiarli, non eliminarli. Venga avanti. Esatto. Vado, Meglio, passo tutto. Uno, due. Passo. Ok. E ricordati, per andare indietro muovi prima il piede dietro spinto da quello sinistro, da quello avanti. Esatto. Non mangiare terreno. Non è hip hop. Lo so che hai un passato da break dancer, ma... Da breaker. No, esatto. Ok. Esatto. Vedi che sei sempre stabile. Peso 50 e 50. Mo funziona. Uno. Doppio. Vieni tu, doppio. E destro. Uno. Due. E gancio. Sì, è diretto. Ancora. Non andare indietro, perché vai indietro? Uno. Monta. Rispondo, vai giù e metti il diretto destro. Roll. Ah, bravo, fammi il passettino. La gamba avanti, già c'è. La distanza okay. È giusta, hai messo il destro. Okay. Fai solo questo movimento qua, scusami, okay. Col diretto. Ok. Perché ci sei già a distanza. Boom. Qui. Boom. Esatto. Ancora. Boom. Qui. Boom. Se avete un occhio più o meno allenato, vi rendete conto che io ho adattato la combinazione alla distanza e al tema che mentalmente, secondo me, avresti dovuto adattare, o meglio, adottare. Sto pressando, perfetto, metto un colpo, ne metto due, ne provo un altro. Ha sentito, ho messo quattro colpi, riprovo perché mi sta dando la possibilità, ne metto altri quattro. Mo risponde, boom, boom. Sono film mentali che ti devi fare per allenarlo in questo tipo di pad. Quando lo faccio io da atleta, mi faccio questi film e chiamo al pad quelle combinazioni. Perché e lo vivi già... come uno sparring. Ok. Lo vivi tatticamente come uno sparring. Ora la mia curiosità è, quando fai questo tipo di pao, a che livello di... a che percentuale di forza porti i colpi? Allora ti dirò... Io ad esempio ti dico la mia, i pao devono essere dei colpi dove lavori più in velocità al 60% della forza. Io vedo gente che va... pa, pa, pa. Sono contro sta roba. Sì. Anche perché stai tirando su un braccio di qualcuno che dici che cazzo... Cioè, ovvio che glielo sposti, l'altro è fermo, tu porti... Nel mio caso specifico, il mio è un lavoro diverso perché? Perché io tipo ti faccio un esempio, 9 round, 2 round pad, 1 round cuscino messicano, quello okay, per i corpi. Ma quello è fatto apposta però. Bravissimo. Ho anche un pad che mi dà 40 kg, mi alleno cercando di dare la massima espressione di qualità, velocità, precisione, tecnica e potenza, quindi carico. In quest'ordine? No, metto la potenza comunque al pari di tutto il resto, esatto, era un'unica linea, ok? Okay. Primo posto del podio a pari merito di tutte queste cose qui. Stiamo parlando di un professionista che sa fare il pugilato, sa mettere i colpi e ha tanto feeling con il pad. Con il padman, sì. Diresti la stessa cosa anche per i dilettanti? No. Bravissimo. Ecco. Non direi perché la stessa cosa per i dilettanti. Ho notato un errore che faccio nei miei video. È che molte volte non vado a spiegare alla gente, a voi che state guardando il video, a quale gruppo, a quale categoria mi riferisco. Quindi molte volte la gente dice, sì però io non sono pro, sì però io faccio dilettante. Quindi devo cominciare anch'io ad aggiustare sta roba qua. Quindi diversificare le domande in base a per chi è rivolta questa cosa. Quindi abbiamo detto per i pro... C'è un approccio totalmente diverso se fai PAO, così come tante altre cose. Per i dilettanti, come mai mi diresti di non focalizzarti tanto su... Perché il dilettante come dilettante, ovvero uno che non che combatte sulle tre riprese, ma un dilettante nel vero senso della parola, uno che ha ancora margine di... La priorità deve essere imparare la tecnica e soprattutto la precisione. Chiaro. E soprattutto la realtà dei tempi. Se io ti metto per tirarti un 1-2 gancio caricato a morte ci metto un quarto d'ora, è lo stesso 1-2 gancio che non entrerà mai in combattimento. Cosa stai allenando? Un cazzo.
fai il sacco. Chiaro. Capito? Io sono stato d'accordo su sta roba qua. I dilettanti, come diceva anche qualcuno, che fanno fare le ripetute al sacco, non è che sono sbagliate le ripetute al sacco. Per un professionista che sa quello che sta facendo e sa come portare i colpi, ha anche senso. Per un dilettante che poi ti sbaglia il gesto tecnico a un certo punto per la stanchezza e tutto quanto, stai facendo un lavoro di merda. È Emanuele Lochner, preparatore di... Esatto, proprio di Lochner stavo parlando. Perfetto. Io parlavo con lui anche in privato e dicevamo questa cosa qui. Anche perché fisiologicamente, e qui ripeto, il famoso secondo me non importa. Perché la risposta fisiologica è legge della natura. Il tuo secondo te non conta. E neanche il secondo del tuo maestro. Non conta. E la natura è così. La produzione di acido lattico e dunque la resistenza che devi allenare a quella produzione è fottutamente specifica. Questo vuol dire che già se varia il peso del guantone stai allenando un'altra capacità lattata. Lattacida. La stai... Già, ne stai già allenando un altro, quindi tu mi devi spiegare perché dovresti avere più fiato facendo questo. Perché le ripetute sono queste, pure io le faccio così. Tu i colpi li tiri così. No! E soprattutto li tiri qua. Perché ripetuto non mi maga. Li tiri qua. Perché questo è abbastanza... Non ti può aiutare. Non ti può aiutare. Dario, ma tu dici che le ripetute non servono un cazzo. Le ripetute così non servono un cazzo. Però... Perché non è quello che vai a fare sul ring. Sono belli quelli studiati, perché poi per sentito dire ci sono quelli studiati, ovvero no, perché ci sono le ripetute a questo, le ripetute a quest'altro, alla velocità, a quell'altro. Tu hai preso un concetto giusto, ma lo stai eseguendo nella maniera più sbagliata possibile. Perché sì, okay. 5 secondi con tanto recupero sì, per sì, la resistenza sì. A questo o a quest'altro. Però se sbagli tutto il... Sì, ma che sport è? La resistenza, poi tu vai a fare quello là che è il world record dei tanti colpi a catena sul... Cioè, là, a Wing Chun stai allenando. Il Wing Chun allora ti dico chapeau, hai ragione tu. Se stai allenando il pugilato in cui il colpo lo tiri in movimento, c'è una condizione di questo, di quest'altro. Con l'altro anche con l'altro che sta tirando, non lo stai facendo. No, non lo stai facendo. Sono d'accordo. Non lo stai facendo. Non lo stai facendo, punto. E non è secondo me. È così. Funziona così. Boom. Funziona così. Il tuo corpo funziona così. Perché c'è gente che ha studiato ste robe qua. Quindi. Che non sono io, Io ho ascoltato gente che ha studiato. E che ha preparato gente che è andata in UFC a combattere. Come Emanuele? E ha pure vinto. Cazzo, sì. Dario Morello ha vinto le cinture di cartone. Joseph Lassini, no. Idem. Cazzo, ragazzi. Bravissimo. Campione mondiale. Bravissimo. Bravissimo. Allenato da una persona capace. È proprio lui, che è una cosa che gli ho fatto 20 minuti di applausi, è stato. Perché continui a perdere tempo a far fare a un dilettante che non sa fare manco vuoto le ripetute quando questo il pugilato non lo sa fare? Quei 20 minuti di ripetute sprecamele per imparargli a per insegnargli a fare pugilato. Sì. E lo dice un preparatore atletico che dovrebbe dirti no, la preparazione atletica viene più importante. Prima di tutto. Non te lo dice. I preparatori atletici veri ti dicono imparate a fare sport e poi ti prepariamo. Chiaro. Il focus è quello. 80-20. Tu fai allenamento fisico per quella roba lì poi. Se no non, le cose generiche non servono. Cioè non, o meglio, servono per ti possono aiutare quel 10%. Sì. Però sì. Poi alla fine tanto oltre un tot non è che fai più un cazzo. Uno. Doppio. Destro. Uno, due. Adatta la distanza veramente. Quando tu tiri l'1, 2, me lo tiri perché stai aggredendo. Okay. Sul primo pugno avanza. Il destro tiralo da fermo. Ma il primo jab deve arrivare, devi chiudere la distanza. Ok. Esatto. Uno. Doppio. E destro. Ok. Uno, due. Esco a destro. Uno, due, esco a destro. Esatto. Oh, oh, oh. Non cambiare però l'1-2, l'1-2 devi prenderlo, lo devi tirare vero, non devi già pensare allo schivare. Ah, ok. Bravo, sono due azioni scisse. Se no tu capisci già che già sto andando là. Per... Non te lo tiro perché già mi stai incrociando, non stai rientrando, devi fare due cose diverse. Vero, cazzo, vero. Chiudo monte. Esci col piede, eh. Stai già pensando al montante. Avanza sull'1-2. Si nota così tanto? Sì, sei fermo, l'1-2 è così. Potresti non tirarlo, già stai facendo questo. Ok. Monta. Esatto, vai.
Ancora. Monta. Manda a vuoto col pullback e mettimi il destro. Il pullback mi lasci la gamba sinistra avanti e fai solo questo. Okay. Lean back, scusami. Pensa se ci tiravo una testata. Bello, bam! Pure ripreso. Tutto ripreso. Quindi monta. Esatto. Tieni il destro alto perché non sai se lo schivi. Cazzo. Oh, bravo, te lo lascio lì, eh. Oh, bravo. Non ti buttare, cerca di mantenere sempre il peso 50-50 sulle gambe. Perché se non trovi bersaglio, poi te lo faccio io il counter, capito? Sì. Gira. Tu non giri, vai di braccio. E quindi okay. Devi avvicinarti per forza. Ruota. Bam. Torno, spingo, e tiro. Esatto. Okay. Il drive è sempre la gamba dietro. Ok. Sì. A destra al cervello. La sinistra può stare dove vuoi. La mano dietro deve stare sempre su. Questo è quando metti troppe informazioni. Troppe, troppe. E comincia. Sì, preciso. Bello. Chiudo gancio. No, monta. Sì. Cambi tanto livello quando metti il gancio. Fai tanti livelli, hai fatto uno, avvicino, metto un basso, mi rialzo e mi riabbasso. Devi cercare di mantenere la testa sempre allo stesso livello con le gambe. Ok. Pam. Uno. Pam, pam. Sai quando perdo il livello? Dopo questo... Perché non ritorno, perché non... Non ritorno come ero prima. Perché non abituando, non essendo abituato a stare sempre a 50 e 50 sulle gambe, non hai le gambe condizionate muscolarmente. Quindi automaticamente provi a riposarti. Questo riposa. Questo se non sei abituato a stare così... È vero, cazzo. T'ammazza. È vero. Quanto sono importanti le gambe? Le gambe sono tutto. Le gambe sono tutto. Le gambe fanno tirare i pugni forti, le gambe fanno controllare le distanze e quindi fanno arrivare i pugni forti. E le gambe, se ci sono, arrivi sempre a tirare i colpi, se no i colpi non vanno. Vero. Vi è mai capitato di fare gambe, pesi, sì. Giorno prima, poco prima, e poi provare a fare pugilato? Sacco. Ho provato a fare sacco dopo, rimanevo fermo. E adesso cioè, ti faccio una domanda. Ero rigido. Avrai sicuramente fatto anche parte alta e poi sacco. Non era meglio? Paradossalmente avevi le braccia stanche, non andavano. Sì. Ma era meglio di quando non avevi le gambe. Perché con le gambe morte ti senti proprio che non muovi niente. Nella catena genetica... Quando c'è male le braccia, un minimo... Vai. Cioè, giri, no? Perché? Lo fai partire, perché... Perché il drive è dalla gamba. Io quando ho avuto un grosso problema alla cervicale, che ormai sanno chi mi segue. Sì. Il non mio braccio destro. Esatto, sì, sì. A chi non lo torino non si parla d'altro. La cervicale di Morello. È tipo la farfalla di Morello. Ci ha messo un manifesto. Aiutate Morello. Pray for Morello. Ma non è che facevi anche tu gli addominali che ti tiravi? Certo, ci vanno meglio. Okay. Strecciano. Okay, quando ho avuto il problema alla cervicale. Non ho più fatto addominali. Ho risolto. No. C'è stato un periodo... Ah, mi dà che non mi cago addosso! C'è stato un periodo che mi ho rotto le palle di aspettare, volevo fare sparring, insomma okay. Faccio sparring. Questo braccio che non funzionava più, perché avevo una compressione del nervo, il braccio non funzionava più. Provo a fare un po' di sparring. Cazzo, il braccio andava una bomba. Io dicevo, ma come cazzo, non riesco ad alzarlo e sto tirando sti colpi. Il mio sparring partner, che sapeva, dice, Dario, come cazzo ce l'hai sto destro che va? Non avevi detto che... Ho detto che ne so. Questo è il pugilato. Sei uscito dal Matrix. No, ho fatto poi un test oggettivo col fisioterapista di forza che stavo facendo terapia. Sì. Sulla panca piana. Quindi spinta pura del braccio. Il braccio non andava, ragazzi. Non riuscivo a spingere 20 kg di bilanciere sul braccio. Oggettivamente il braccio non andava. Sì. Dato che il braccio viene innestato da tutto... un'altra catena muscolare, pugilisticamente il braccio funzionava. Esatto. Quindi, serve il braccio forte per tirare il pugno? No. Però è logica come cosa, se ci pensi, basta fare un test su se stessi, come hai detto te, allenate le gambe a sfinimento e provate a fare pad, sacco, quello che vuoi. Non vai. Provate ad allenare le braccia, è vero che non vai di braccia perché... Più che altro se fai tricipi, certo, bicipi, ma vai comunque meglio. Non riesci ad affondare, ma il braccio va. Vai comunque meglio sì, di quando fai gambe. Meglio. E questo spiega tutto. Tanti dicevano che no, magari nel pugilato le gambe non vengono allenate perché non sono importanti. Io direi che è proprio parte fondamentale.
giù e vai di nuovo destro. Quando schivi, per rientrare, non puoi fare mai un movimento andando indietro. Deve essere sempre un movimento in avanti o laterale. Ok. Quando tu fai questo, se schivo andando indietro, io posso stare pure fermo, già non sei più a distanza per rientrare. Okay. Questo qua, a destro vado giù destro, lo devi fare quasi in caduta. Buttandoti sul tuo lato destro, bam, okay. Bam, di nuovo. Quindi tendi all'esterno e in avanti, non andare indietro, sennò sei tu a toglierti la distanza. Boom. E, boom. Parte tutto alle gambe ed è una concezione fottutamente old school. Quando paradossalmente, in una box molto più statica come poteva essere, ma ti parlo davvero di anni 30. Ok, ma anche i movimenti. Lì stiamo parlando di gente che combatteva così. E chi aveva la testa più dura? Ed è oggettivo il discorso che chi poi vengono a dirgli... Chi zappava di più vinceva. Sì, ma perché stiamo parlando di altri guanti, stiamo parlando di altri pugili, di un altro pugilato, e quindi là... Paradossalmente la tecnica era anche diversa, era molto inferiore. Sì. Quando lo vedevi lo scrivevi. Al minimo cosa c'è uno studio, c'è tutte le cose. Quello sta facendo così, mi alleno a fare il gesto tecnico. Ma basta dire che prima c'erano le nazioni che vincevano sempre. Ma non ci sono che più. Comunque lo stile delle nazioni si è comunque rimasto un po', è caratteristico, sì, no? Sì. Lo noti quando un pugile piccolo russo, ma caratteristico, sì, piccolo. Lo noti quando un pugile cubano si muove tanto, il russo che magari sta impostato tipo Terminator, certo, però ti dico, però si è evoluto, quegli stili si sono evoluti nel tempo e c'è sempre una guerra tra chi è meglio, ma poi si sono venduti. L'allenatore cubano si è andato a fare l'America, quello russo è andato a allenare il Belgio, e quindi ti trovi il belga che combatte come un russo, contaminato da una scuola che comunque c'è. Io c'avrei pugilato interracial. per intenditori per delle categorie. Per intenditori, è un pugilato interracial adesso. White chick, banged by white boxer, white boxer.